prima di procedere con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ringrazio il Collegio di Revisori per la presenza e il Direttore di Ragioneria, che sono a nostra disposizione per la trattazione dei prossimi due accapi, che sono accapi molto tecnici e delicati. Procediamo con la trattazione del punto all'ordine del giorno numero 2, discussione sulla deliberazione numero 79-2019 della Corte dei Conti, sezione Regione Puglia, in merito al piano di riequilibrio economico e finanziario. Comunico ai gentili consiglieri che non è prevista votazione per questo accapo e che ci sarà solo una trattazione squisitamente politica. Se ci sono interventi siete pregati di prenotarvi. Chi vuole intervenire? Nessun altro? Prego, consigliere Gambarelli, a 15 minuti. Venisse messo questo accapo all'ordine del giorno e mi sembrava doveroso farlo, perché visto che il punto successivo è quello dell'approvazione del piano di rimodulazione, non si può parlare del nuovo piano come rimodulato se prima non capiamo che cosa è successo in questi 5 anni. Allora, in questi 5 anni abbiamo avuto questo piano di rimodulazione che è stato approvato ad ottobre del 2014. È stato trattenuto per oltre 4 anni dal Ministero e solo a marzo di quest'anno è finito dalla Corte. La Corte dei Conti, abbiamo visto che dopo più volte avendo chiesto chiarimenti e avendo deliberato, è arrivata all'epilogo finale di bocciatura del piano. Allora, io quando ho avuto queste motivazioni della Corte, la prima cosa che ho fatto è vedere chi sono gli enti in indirizzo. Forse, non lo so quanti di voi l'avranno notato, ma su queste motivazioni, se voi girate la pagina, la prima pagina, nella parte retro della prima pagina trovate ente in indirizzo la procura contabile. Questa cosa mi ha dato da riflettere, perché non è usuale coinvolgere la procura contabile, non è prassi. E allora mi sono chiesta perché è stata coinvolta la procura contabile. Vedete, la procura interviene laddove esiste notizia di un danno verso l'ente pubblico, sia esso Stato nelle sue manifestazioni decentrate. E di conseguenza la procura interviene anche a semplice notizia di media. Ultimo esempio, quello di Salvini, dell'ex ministro Salvini. Ha avuto notizia dell'uso improprio dei mezzi statali, la procura è intervenuta senza nulla far sapere. Dopo ha emesso il suo giudizio condannando l'uso illegittimo dei mezzi e portando tutto alla procura penale. Quindi allora io questa cosa vi voglio dire, e la dico qui in questa sede, perché se voi leggete le motivazioni, i soggetti con cui la Corte si interfaccia, i soggetti agenti, sono il sindaco con la giunta, l'organo dei revisori e il Consiglio Comunale. E questi sono gli organi. Allora, io ho cominciato a leggere molto tempo fa, veramente, cioè alcuni mesi fa, però chiaramente non posso fare qua un excursus di tutto quello che sono le motivazioni. Allora ho scelto alcuni punti. A pagina 23, per esempio, che cosa accade? Succede che la Corte rileva un avanzo di amministrazione per il bilancio 2017 di ben 1.685 euro. La domanda che si pone la Corte è da dove siano venuti fuori queste entrate. Badate bene che questa domanda la Corte l'ha chiesta anche in sede di udienza l'8 luglio, dove io ero presente. Non ha avuto risposta scritta esaustiva e non l'ha avuto neanche in sede di udienza. Quindi, preso atto di questo fatto, la Corte esprime un giudizio e dice: i riferimenti contabili dell'entrata da cui trae origine l'avanzo applicato. In considerazione di questi elementi e di altro ancora, come il disallineamento con i dati SIOP, che è la banca dati che viene aggiornata dal tesoriere per i dati di cassa del Comune, la Corte dichiara che non c'è stata quindi una regolare tenuta della contabilità, soprattutto in riferimento alla cassa, tanto da concludere che c'è un'assoluta inattentività della tenuta delle strutture contabili. È riportato a pagina 23, se volete ve lo posso leggere direttamente.
esempio che ho scelto per poter portare alla vostra attenzione su queste motivazioni è che io trovo forse il più completo delle ragioni, perlomeno della metà delle ragioni che hanno determinato la Corte a diniego, lo troviamo pagina 20, se non vado errata, ora che mi sono un po' persa, a pagina 20. Allora, nell'intento di verificare, l'anticipazione, meglio che leggo perché sono troppo tecnici e capisco che poi, nell'intento di verificare l'anticipazione di cassa non restituita al 31 dicembre 2018, che secondo il Comune sarebbe dovuta ammontare a 2.478.000, la Corte trova una discordanza con i dati SIOPI e difatti invita il Comune a correggere il dato perché si tratta esattamente di 1.824.000, quindi una differenza di circa 700.000 euro. Allora la Corte, visto questo, per avere certezza delle altre anticipazioni, visto che sono state chieste e non restituite anche per quanto riguarda l'annualità 2017 e 2015, la Corte chiede una cosa molto semplice, chiede delle certificazioni del tesoriere che attestino i fondi vincolati, la cassa libera divisa da quella vincolata, le anticipazioni di tesoreria utilizzate, quelle non restituite e eventuali interessi passivi che sono stati pagati. Bene, tutto ciò il Comune risponde in un modo che io non so, mi ha lasciato non perplessa di più. Il Comune invia un file, guardate bene, un file di 2.800 pagine. Io penso che neanche la Treccani contenga tutte queste pagine. Cioè in 2.800 pagine il Comune ha mandato tutte le motivazioni, tutte le movimentazioni contabili a far data dal 2014 sino al 2018, ma la Corte aveva chiesto semplicemente delle certificazioni del tesoriere per poter addivenire quali erano gli esatti importi dell'anticipazione presa e quella restituita. Per cui la Corte, dopo aver esaminato anche altre incongruenze, scrive di gestione extracontabile della giacenza vincolata e non secondo le scritture finanziarie di utilizzo e reintegro previste dal principio contabile applicato dal decreto legislativo 118/2011. La Corte ancora rileva come ci sia un'assoluta inattendibilità della tenuta delle scritture contabili sia con riferimento all'anticipazione di tesoreria che con riferimento all'utilizzo dei fondi vincolati. Cioè in buona sostanza la Corte dice che se non mi date questi dati, visto che il 2.800 pagine sono di difficile lettura, io ad oggi non so esattamente quanta anticipazione avete presa, quanta ne è stata restituita e quanti interessi passivi ci sono. Per quanto riguarda le giacenze vincolate è la stessa cosa, io non so quanta parte dei fondi vincolati voi avete utilizzato, nonostante i dati che mi avete dato, perché non riesco a riscontrarli, semplicemente. La Corte, inoltre, evidenzia che tali istituti, quali l'anticipazione di cassa e l'utilizzo dei fondi vincolati, sono consentiti dal legislatore con lo scopo di fronteggiare solo temporanee esigenze di cassa, temporanee e non annuali, perlomeno che addirittura si trascina oltre l'anno. Pertanto, se reiterati nel tempo, e infatti il Comune di Lucera ha questo problema dal 2008, rileva la Corte, rappresentano non solo il grave squilibrio strutturale, ma sono indice di una costante violazione dei principi di sana gestione finanziaria. Così facendo è stata posta in essere, continua ancora la Corte, una serie di irregolarità con riferimento alla quantificazione della parte accantonata, la cui composizione è tassativa, sempre da quel famoso decreto legge 118/2011. La Corte conclude dicendo che il reiterato ricorso e pagamento di interessi passivi rendono di fatto l'anticipazione di cassa, di tesoreria, una forma anomala di indebito a medio termine, non giustificato da alcun investimento, perché infatti non è usato per le spese correnti. L'inosservanza di questo criterio, unitamente al mancato rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 222 del TUEL, perché vedete neanche questo è riuscito a controllare la Corte, a verificare. L'articolo 222 del TUEL dice che si può prendere una percentuale di anticipazione rispetto alle entrate che si prevede di incamerare. Però, non avendo avuto non potendo verificare l'esattezza dei dati, allora non sa nemmeno se questo principio è stato rispettato. Certo, c'è il parere dei revisori che conferma che è stato rispettato, ma la Corte vorrebbe vederci di sua sponte.
A completamento di questo argomento devo ribadire che ancora oggi, dopo due rimodulazioni, il diniego e la riformulazione del piano, non ci è dato sapere a quanto ammontano gli interessi pagati dal Comune negli anni in cui dichiara di aver preso l'anticipazione, ovvero 2015-17-18. Posto che proprio lo squilibrio di cassa, e qui volevo portare la vostra attenzione, proprio lo squilibrio di cassa è quello che ha determinato nel 2014 la procedura, diciamo originato la procedura del predissesto. Infatti, dice la Corte, è stato generato il predissesto, trova origine a seguito dell'allineamento del fondo cassa del tesoriere comunale con decorrenza 2008, relativo ad interessi passivi addebitati dallo stesso e inizialmente contestati dal Comune. Quindi, come vedete, le anticipazioni sono molto importanti e fondamentali per la gestione finanziaria dell'ente. Ancora volevo rilevare un'ultima cosa. Allora, che cosa fa ancora la Corte? Un'altra cosa che mi ha colpito. La Corte va a verificare quali sono i famosi debiti, quelli fuori bilancio, quelli rinvenienti da sentenze. E allora le vengono dati due elenchi. Uno agli inizi di aprile, data protocollo 9 aprile dalla Corte, che è la relazione di fine mandato. Nella relazione di fine mandato della precedente amministrazione, quindi del sindaco Tuttolo, viene detto che l'ammontare dei contenziosi è a 3.292.441, ma dopo neanche un mese viene inviato un altro documento alla Corte, un altro elenco, dove si dice che i contenziosi che il Comune ha non sono 3.292.000, ma sono 12.969.000. Di questi 12.969.000, ben 4.880.000, lo dice il Comune, sono ad alto rischio di soccombenza. Quindi, voglio dire, la Corte rileva la difformità fra questi due elenchi, per cui li qualifica non solo di difficile lettura e predisposti in maniera disorganica, ma addirittura rileva il tutto parlando di assenza di trasparenza e veridicità del piano. Allora io vi ho soltanto elencato qui alcuni esempi, con queste frasi e con questi giudizi che scaturiscono da esempi reali di analisi contabile, certamente forse non l'ho espresso al massimo di un tecnico, visto che io tecnico non sono, vi chiedo come si poteva pensare che potesse essere approvato. D'altra parte già a marzo del 2019, quando il Ministero licenzia, finendo l'indagine, questo piano lo porta e lo manda in Corte dei Conti, le parole che accompagnano questo piano sono confusionario, caotico, non rispetta le coperture previste per coprire la massa passiva, non sono sufficienti, non sono realizzate o realizzabili, cioè è una cosa incredibile. Allora, detto questo, io voglio chiudere dicendo che inizialmente vi ho accennato alla procura contabile, non l'ho fatto né per spaventarvi né altro. Il mio accenno alla procura contabile era soltanto per farvi riflettere. Io penso che su questo argomento non sia più il tempo né della campagna elettorale né degli attacchi personali. Qui c'è una città che va salvata. E allora forse è il tempo del coraggio, della consapevolezza e non più dell'alzata di mano fino a se stessa. Per cui io vi chiedo, soprattutto ai consiglieri che stanno in questa stanza, ma soprattutto a quelli di maggioranza, di porre molta attenzione e riflessione su quello che andremo a fare. Grazie. Grazie.